un aiuto per l'elettrificazione dei processi produttivi. Vi chiedo scusa, è un termine difficile. Seguiamo Barbara Capponi. Al via la Milano Design Week. Di studi di politica internazionale dell'ISPI. Professore, buongiorno, benvenuto. Non sono un professore, buongiorno. Buongiorno. Più è improbabile anche perché l'istanza è molto ampia, non è come a Porto che... Mamma mia, questo proprio è un imbecille totale proprio. Tu sei veramente imbecille, te lo dico. Tu sei un pirla patentato, te lo meriti proprio, pirla patentato. Scusami, grazie, sono in diretta. Un pirla patentato. Non so se hai visto che cosa ha fatto, inutile stare qua a fare finta di niente. Ha fatto vedere la bustina di cocaina in diretta. Vai, torna qua, fatti vedere. Niente, sudamericano comunque sia. Ma comunque sia, questo lo dico in regia, tagliatelo così magari lo prendiamo, lo mettiamo sui social e poi lo rinviamo alle autorità portoghesi, che male non fa. Comunque vedete, là in fondo il corteo è partito, è un bel corteo. E anche il bagnino incarna uno spirito vacanziero. Non faccio fare il bagno a nessuno oggi. Oggi vieto il bagno a tutti. Perché le condizioni del mare non lo permettono. E le condizioni del bagnino anche. Scusate, ciao. E veniamo alla vicenda che ha portato alla sospensione del programma della 7 di Giletti. Non è la RAI, dunque non andrà in onda domani sera. Non è l'Arena, scusate, che andrà, appunto, quindi non andrà in onda domani sera. Ha avuto totale libertà. È accusato di aver ucciso la moglie avvelenandola. Il medico bolognese Giampaolo Amato. Lei che cosa le fa trovare a sua moglie di buono a casa stasera? La porta chiusa, in mezzo alle scale deve dormire. Posso cercare, anche perché sennò se mi arrivano le barre colore che dico? Silenzio, lo vai a dire a tua sorella. Quello è la responsabilità di farle queste leggi, cazzo. Ma certo. Oddio. Scusate. Perdono, credo, perdono ai nostri... Beh, vedo che si coinvolge. No, non vedo che mi coinvolgo, scusi. Tranquillo, ci colleghiamo subito con Thomas Villa. Te, Thomas. Un minuto, Paolo, ricordati. Allora, abbiamo dei problemi tecnici, logici in diretta. Allora, proviamo ancora a collegarci con Thomas Villa per parlare dell'Inter. A te, Thomas. Niente da fare. Buonasera a tutti dallo stadio Meazza, tra pochi minuti in campo il Benfica qui a San Siro. Poco fa ha parlato l'allenatore Schmidt dicendo che... Allora, non possiamo parlare dell'Inter in maniera dettagliata perché ci sono evidenti problemi tecnici. Sono stati accolti naturalmente come sempre dalla tifoseria locale. E tutto naturalmente si svolgerà all'insegna di una sportività che lo sappiamo è sempre stata caratteristica del mondo del volley. Sì, me ne sono accorto. Il tutto in diretta streaming, vero? Ho visto tanti sostenitori rossoneri in giro qui all'esterno del Franchi, tutto tranquillo, nessuno ha detto niente. Viola merda! Ecco! Ci guardano anche dalla Norvegia, eh? Sì. Non c'è la Danimarca, scusa. Vabbè, però anche tu... Perché stai attento, naturalmente la partita della Danimarca si fa per scherzare. Com'è quella della Norvegia? Dicela! Dici quella della Norvegia! Il nostro amico che ci segue sempre, Oid Okrop, dice buonasera Luca! E in diretta alla fine del telegiornale alle 14.30 su Telecolor potete inviare le vostre domande al 347-45-5005. Potete anche seguirci anche in streaming. Hai fatto, stringimi la mano davanti ai telespettatori. Ecco. No, non si vede, via verso qua. T'ho posto. Tutto in diretta. Parla, non ridere. Ah,
tutto a posto, l'abbiamo ripreso. La promessa a Madrid non andava fatta.